siamo impegnati con tutte le altre forze di polizia nei nostri obiettivi strategici prioritari, cioè quelli di ridurre al massimo sul territorio la criminalità comune. Con soddisfazione, insieme a tutte le altre forze di polizia, registriamo un abbattimento clamoroso di quello che era un reato, l'abbiamo sempre commentato, molto fastidioso, delle truffe in danno degli anziani, grazie a servizi di prevenzione, grazie a una comunicazione preventiva molto intensa. Chiaramente la nostra priorità strategica sta diventando quella di ridurre al massimo un altro fastidioso reato, quello dei furti in appartamento. Questo appello viene ribadito ogni volta dal signor prefetto in tutti i nostri comitati, allorquando si parla con i sindaci. Chiaramente le varie amministrazioni comunali sono diventate molto più sensibili su questo tema. Il rilascio di fondi a loro favore tiene conto sempre appunto degli indici di criminalità, dell'incidenza dei reati e vari, quindi non è facile averli, però è una policy a cui le amministrazioni comunali debbono assolutamente mirare e tendere, perché la videosorveglianza pubblica ci dà una mano fondamentale. Un lieve miglioramento si sta registrando nei comuni più nevralgici sicuramente di Teramo e Giulianova.